Ciao a tutti, io mi chiamo Clara e sono in Giordania all'incirca da 10 giorni in cui sto girando per il paese. Al momento mi trovo ad Amman, quello che vedete dietro di me è uno dei Jabal, i colli su cui è arroccata la capitale. Come sapete, la Giordania è un paese del Medio Oriente, quindi parliamo di una zona molto calda, molto critica, su cui ci arrivano sempre tantissime informazioni e spesso non è facile capire quali siano corrette e quali no. Nello specifico, la Giordania è un paese pacifico, un paese aperto al turismo, ma siamo comunque in una zona che è soggetta a numerosi stereotipi. Per questo ho deciso di contattare un paio di associazioni di nostri conterranei italiani che vivono in terra giordana per avere informazioni di prima mano su cosa voglia dire sperimentare la quotidianità di questo posto e vivere in questa parte di mondo. Mi trovo presso la società Dante Alighieri di Amman e sono qui con Maria Rosaria, che è presidente del comitato, Luisa e Chiara, che si occupano del coordinamento del progetto dell'insegnamento dell'italiano per i bambini. Allora, per iniziare, vi chiederei un attimo se avete modo di spiegarmi che cos'è la società Dante Alighieri di Amman, quando nasce, quali sono i progetti che avete portato a termine in passato e quali sono invece quelli che vi proponete di portare a termine nel prossimo futuro. Bene, il nostro comitato è nato in modo spontaneo nel 2004 grazie all'interesse di italiani residenti qui in Giordania, ma anche di giordani che avevano studiato in Italia e quindi volevano continuare a mantenere un legame con l'Italia, sia a livello linguistico che culturale. E abbiamo iniziato sì con un piccolo gruppo di persone, ma siamo cresciuti tanto, ci siamo anche spostati con questa sede, insomma, da 5 anni. Abbiamo allargato i corsi per i bambini, come dicevi, nel progetto che seguono Chiara e Luisa, e ci occupiamo principalmente dell'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera ad adulti. I nostri studenti sono principalmente studenti universitari che vorrebbero continuare gli studi in Italia, oppure persone che adesso viaggiano e visitano l'Italia e vogliono anche imparare a ordinare un caffè in italiano. E a livello poi di promozione culturale, negli anni abbiamo lavorato su diversi fronti, sia ovviamente promuovendo il cinema italiano, la letteratura italiana, abbiamo una piccola biblioteca, l'arte, il design anche, abbiamo fatto qualche anno fa anche un corso con grafici locali insieme a una grafica italiana, musica ovviamente, negli anni abbiamo ospitato musicisti italiani, principalmente jazz, devo dire. E anche danza, perché qualche anno fa anche abbiamo fatto un bellissimo spettacolo di danza della Puglia, insomma, A tutto a tondo. tutto tondo, sì. E ovviamente le nostre risorse vengono principalmente dai corsi che facciamo o da donazioni o bandi a cui partecipiamo, ma anche la sede centrale della Dante Alighieri a Roma da qualche anno appunto offre ai comitati supporto anche finanziario per promuovere appunto la cultura italiana. E in questi giorni, tra l'altro, è appena arrivato qui in Giordania, non ce l'abbiamo ancora qui fisicamente, un pacco di libri dalla sede centrale che riguardano appunto la letteratura moderna e contemporanea. E quindi, insomma, lavoriamo, come ti dicevo, su diversi fronti. Continuare su questa linea, Beh, sì, quindi. adesso nel futuro ci auguriamo di crescere ancora, di poter riprendere in modo più deciso anche le attività che facciamo qui presso il comitato. Prima della pandemia, come accennavo prima, facevamo delle rassegne di film italiani qui in giardino. Ci auguriamo di poter riprendere, di poter promuovere la lettura, di poter invitare artisti italiani, musicisti italiani, oppure abbiamo anche il progetto per la prossima settimana della lingua italiana in ottobre di invitare una compagnia teatrale italiana per bambini. Ci auguriamo di poter Realizzare. realizzare questo progetto.
Mi sembrano tutte delle bellissime iniziative, sicuramente per tenere vivo l'interesse sulla nostra cultura. Allora, visto che siete presenti sul territorio da parecchio tempo, vi chiedo in che modo pensate che il vostro operato, l'operato della Dante Alighieri, possa impattare il futuro, sul futuro delle persone che vengono a contatto con la società. Allora, innanzitutto, come ha detto Maria Rosaria, cerchiamo di diffondere la nostra cultura in questi diversi ambiti, musica, teatro e così via. E con i nostri corsi, gli utenti possono farsi un'idea più chiara anche della nostra cultura, visto che anche, come ovunque, anche qua ci sono tanti stereotipi. Allora, visto che hai menzionato gli stereotipi, mi aggancio alla domanda successiva, che sarebbe: qual è la percezione secondo voi che le persone del posto hanno dell'Italia, gli stereotipi, cosa può averli colpiti e al contrario, quali sono invece le idee che voi avevate prima di conoscere a fondo questa realtà così diversa? C'è questa cosa del cibo, del cibo italiano, comunque come stereotipo positivo Quello in sempre ovunque. assoluto. Forse l'idea che la nostra cultura sia una cultura libera, comunque, cioè, non so se avete Sì. altre idee. Beh, forse lo stereotipo un po' negativo invece che hanno è italiano, mafia. Ecco. Quello è vero, che è capitato qualche volta, non da tutti, però anche se non la vedono, forse loro non la vedono nemmeno così negativo come è invece la mafia, ma più che altro l'italiano mafioso per un atteggiamento che ha di spavalderia, Folcloristico sì, quasi. verso la vita, e quindi pensano che Sì. noi tutti italiani siamo così. E allora questo tante volte ha acceso discussioni in classe, come diceva lui, insomma, su questa idea che hanno un po' dell'Italia. Però anche recentemente conoscono anche altri aspetti, insomma, anche attraverso per esempio le serie che guardano su Netflix hanno cominciato a conoscere meglio quella che è la realtà della società italiana oggi, insomma, che è anche Certo, cambiata negli anni. Comunque molti studenti dicono che siamo molto simili prima di iniziare, poi magari, chiaro, studiando l'italiano, scoprendo la nostra cultura, anche scoprono le differenze, però spesso a me è capitato di trovare persone che dicono sì, noi siamo uguali, è la stessa cultura, la cultura mediterranea, che sì, è vero, però non è proprio al L'unico. 100%. Invece le idee che avevate voi prima di conoscere bene questa società, gli stereotipi, magari le vostre paure. Io non avevo paure, ma mi ero fatta l'idea che qua ci fosse una forte spiritualità rispetto all'Occidente in generale. Però poi con gli anni ho scoperto che in realtà tutta questa spiritualità non c'è. Sì, ci sono tante tradizioni, però alla fine gli esseri umani, insomma, sono esseri umani con i loro pregi, i loro difetti. Sì, no, hai detto una cosa giusta, la differenza tra spiritualità e tradizione comunque non necessariamente una presuppone poi l'altra. Forse avevo uno stereotipo troppo impositivo, perché ero stata qua prima per un periodo breve per approfondire la lingua araba. E mi ero trovata molto bene, dicevo, ma sì, cioè come l'Italia, si vive benissimo. Poi invece, piano piano, non è proprio tutto così facile, ecco. Però no, Sì, nella stereotipi. quotidianità è ovvio, insomma, che si incontrano un po' di difficoltà, specialmente nel rapporto con gli uffici, con le istituzioni, non è sempre così facile, insomma. Tu sei qui da 22 anni, giusto? Sì, Ok, invece Luisa? 12, Ok, Chiara? 6 e mezzo, Ok, fresca la più fresca. piccola. Ok. Quali sono secondo voi i punti di contatto, di lontananza tra la cultura italiana e la cultura giordana? Bene, noi come docenti, insegnanti, abbiamo
contatto che abbiamo con i nostri studenti in classe, cerchiamo di valorizzare molto il punto di contatto che c'è tra le due lingue. Abbiamo adesso infatti una rubrica su Instagram che si chiama proprio Lingue Gemelle, e quindi tutte le parole che sono arrivate dalla lingua araba nell'italiano e viceversa, perché anche l'italiano ha influenzato molto l'arabo, specialmente il dialetto egiziano, proprio attraverso il cinema, la musica, insomma, quant'altro. Quindi questo punto di contatto linguistico è molto importante, perché serve anche ad avere un atteggiamento più accogliente degli studenti verso l'apprendimento della lingua. Punti di... L'altro era? Lontananza. Beh, sicuramente la lontananza invece... tutto ciò che riguarda negli spazi pubblici, mentre in Italia siamo abituati ad avere luoghi come la piazza o il corso o il centro della città, una calata, posti, luoghi pubblici qua sono quasi praticamente assenti. E quindi manca questo, cioè c'è questa lontananza, per esempio anche nell'idea della piazza, che magari anche noi nei nostri corsi ci troviamo a spiegare. Ok, mi menzionavi prima che ad esempio anche i marciapiedi in realtà sono spazi privati. Esatto, mentre in Italia il marciapiede, insomma, è un luogo anche per i pedoni, per i cittadini, quindi deve essere anche sicuro per i bambini. Qua invece il marciapiede fa parte dell'edificio ed è privato. Confermo che è un attentato alla vita di chi ci cammina sopra, è molto difficile. Figuriamoci con un passeggino. Sì, è veramente difficoltoso. Quindi insomma poi le persone si incontrano a casa, in università, in altri punti, ecco. Sì. Non all'aria aperta. Sì. Va bene. O trascorrono tempo nei caffè, per esempio, dove... Sì. Beh, oltre al caffè si fuma il narghilè, a volte si gioca a carte, specialmente insomma nel fine settimana. Ovviamente questo, non avere questi spazi pubblici, fa sì che non ci sia quella vita culturale che c'è in Italia, per esempio di concerti, eventi, per esempio come succede in estate in Italia. Festival, sì. Ho capito. Vabbè, paese che vai, usanza che trovi. Continuiamo a parlare di punti di contatto o meno. Vi vorrei chiedere, visto che la Giordania è un paese che ha una tradizione molto forte di ospitalità, di tradizione, se voi vi siete effettivamente sentite accolte e integrate nella vostra esperienza. Beh, allora, dal mio punto di vista, io sono qui in Giordania da 6-7 anni circa e mi sono trasferita con la mia famiglia. Noi siamo tutti italiani, siamo venuti qui proprio da stranieri. E, chiaro che sì, il primo impatto è bello, è molto, sì, proprio percepisci l'accoglienza delle persone, perché tutti quelli che incontri ti vogliono aiutare, cercano di fare di fare tutto per farti sentire a casa, bene, anche troppo forse a volte, anche con un pochettino di invadenza. E quindi sì, tu dici wow, sì, mi sento accolta. Poi non lo so, ti dico, con il passare degli anni io mi sono accorta che noi alla fine i rapporti che costruivamo erano più che altro con stranieri. Cioè, se dovessi dire amici proprio stretti giordani, non credo di averne. E pensavo che la scuola, visto che le mie figlie vanno a scuola, avrebbe aiutato magari anche a fare amicizie con altre famiglie locali, ma non è stato così. Forse le abitudini, anche banalmente gli orari della famiglia, sono un po' diversi e è difficile trovare dei momenti in cui ci si incontra veramente, però sì, quindi alla fine sì, accoglienza, forse un'accoglienza un po' superficiale, ecco. Poi proprio il rapporto vero, consolidato. Il rapporto vero, sì, è un po' più difficile da costruire, almeno per me è stato così. Poi non lo so, sicuramente altre persone hanno esperienze anche diverse.
Voi cosa ne pensate invece? Ma guarda, sì, più o meno sono d'accordo con Chiara. C'è stato, per esempio, anche per me, tanto difficoltà nella barriera linguistica, perché sì, qui ad Amman, nella capitale, è molto facile muoversi anche conoscendo solo l'inglese. Però ovviamente per costruire poi un rapporto più stretto di amicizia e profondo, secondo me la barriera linguistica comunque in qualche modo incide. E anche se io forse appunto sono stata in qualche modo facilitata perché sono sposata con un giordano, quindi quantomeno il primo impatto è stato con la famiglia, a me insomma un po' mi è mancata quella che invece sì, è la parte dell'amicizia, nel senso che a livello di rapporti familiari ci sono, però livelli, rapporti di amicizia aggiuntivi eccetera, forza di cose, sì, diciamo. È stato un po' più difficile. Non so se anche da parte mia, come dire, non sono voluta andare così oltre perché comunque volevo... Sì, volevo integrarmi, ma magari non rinunciare a certe mie abitudini. Senza perderti. Ecco, ecco. Sono pienamente d'accordo, sia con Chiara che con Maria Rosaria. Per me è stato lo stesso ed è lo stesso. Soprattutto su questo punto dell'amicizia, come se anche questo fosse un po' un punto di lontananza. Cioè, il concetto di amicizia forse... o quello che ci aspettiamo noi è un po' diverso dalle situazioni che si vengono a creare qui, che sono un po', come anche Chiara ha detto, superficiali. Come vivete la condizione della donna rispetto alla nostra cultura, invece, visto che siamo tutte donne? Beh, in Giordania c'è ancora molta tradizione nell'atteggiamento della donna, nel senso che la famiglia tradizionale, il ruolo tradizionale della donna è ancora molto fermo in questo senso. E poi, insomma, ciò non toglie che ci sono comunque una parte di famiglie più della capitale che viaggiano, che adesso che invece insomma, hanno rotto anche un po' questi schemi, no? La famiglia tradizionale, la donna è il centro della casa, quella che in qualche modo anche deve gestire un po' la famiglia all'interno della casa, invece tutto quello che riguarda l'aspetto pubblico ed esterno è gestito dal marito, insomma dall'uomo. E sì, questo insomma anche nei rapporti interpersonali, ripeto, dipende dalla zona, dal ceto sociale, dal voler essere più vicini a mantenere certe tradizioni. Nel rapporto uomo-donna ci sono dei ruoli ben definiti. Allora, siamo arrivati all'ultima domanda, quindi per concludere vi chiederei quali sono secondo voi le sfide che il Paese dovrà affrontare in futuro? Sicuramente nel futuro prossimo c'è il tema dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti, della raccolta differenziata che non è, cioè la Giordania parte praticamente da zero, non ha ancora cominciato. Non c'è una cultura dell'ecosostenibilità, diciamo. No. E l'altro sicuramente il passaggio all'energia rinnovabile, su cui c'è ancora molto da fare. Allora, io vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo, per averci dato tutti questi dettagli interessantissimi sulla società della Giordania vista con gli occhi di un italiano, freschi e meno freschi, diciamo. E grazie ancora, ho imparato molto, spero che anche chi guarderà questa intervista l'apprezzerà e avrà modo di avere un po' di curiosità verso questo paese vicino, ma anche lontano in tutti i sensi. Bene, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono sempre Clara e oggi sono in linea da remoto con Anna Mauro, che è la responsabile programmi dell'associazione Abibi. Ciao Anna, grazie per il tuo tempo innanzitutto. Ciao Clara, grazie a te.
Allora, direi di partire proprio dall'inizio. Che cos'è l'associazione ABIBI? Magari se hai voglia di spiegarci anche proprio da cosa deriva il nome, quando siete nati, quali sono i vostri obiettivi raggiunti e quali sono i progetti passati e quelli che vi proponete di realizzare invece nel futuro. Sì, allora l'associazione Habibi è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2013 a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, intorno alla figura di Don Mario Cornioli, che è il presidente dell'associazione, che in seguito a un viaggio in Terra Santa aveva visto e conosciuto una realtà particolare, la realtà di bambini con vari tipi di disabilità, abbandonati dalle famiglie o orfani e che stavano in una casa accoglienza gestita da delle suore. E aveva, insomma, rimasto molto colpito da questa situazione, aveva deciso di attivare un po' nel suo territorio, appunto in provincia di Arezzo, amici, gente, sensibilizzare un po' le persone circa questa situazione che aveva conosciuto. E si può dire che da lì è nata l'associazione, cioè da un gruppo di persone che si sono raccolte intorno a Don Mario, con all'inizio lo scopo di sostenere questo progetto, quello che poi è diventato un progetto, si chiama Hogar Niños de Dios, che ancora esiste ed è a Betlemme e che ancora continuiamo a sostenere. E nel frattempo no, i bambini sono cresciuti, sono diventati ragazzi e se ne sono aggiunti molti, molti altri, purtroppo. E poi da lì, da quella che era un po' così un'esperienza di volontariato spontanea, l'associazione si è strutturata, è andata via via consolidandosi. Don Mario si è spostato poi da Gerusalemme Amman, quindi Giordania, e ha cominciato anche lì le attività dell'associazione, sempre diciamo un po' in favore delle persone più ai margini. Ecco, nel 2016 cominciamo quindi a lavorare anche in Giordania e nel 2018 abbiamo la registrazione ufficiale della nostra sede in Giordana presso il Ministero delle Politiche Sociali. E abbiamo poi nel 2021 anche avuto l'accreditamento presso l'AICS, quindi la nostra, diciamo, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Questo è un po' il percorso e il nome, insomma, la radice da cui deriva il nome Habibi è la radice della parola amore. E in questo caso sarebbe amor mio, ma è un intercalare che loro usano un po' come dire tesoro, cara, caro, ecco, è un intercalare abituale quando chiami qualcuno, puoi rivolgerti, cioè se hai confidenza, puoi rivolgerti dicendo oh, Habibi, vieni, Habibi, vieni, prendiamo un caffè, insomma è un intercalare tipico. Ed è nato così perché quando era arrivato a Gerusalemme, Don Mario sentiva dappertutto questo Habibi, Habibi e insomma ha voluto dare questo nome all'associazione. Ok, in maniera un po' simbolica e anche forse così di buon augurio, no? Nel senso di divulgare un po', spargere un po' di affetto anche nel vostro operato, in quello che fate. Sì, esatto. Siete in attività appunto da diversi anni, come hai detto te, io quando ho controllato il vostro sito ho visto che avete come operativi tantissimi progetti. Uno che mi ha molto colpito è quello che voi avete soprannominato il fiore del deserto, in cui, correggimi se sbaglio, avete fatto questa cosa particolarissima di invitare un pastore sardo in un villaggio sperduto della Giordania del Sud per insegnare a parte della comunità a produrre in autonomia il formaggio. Sì, esatto. Questo è un progetto che ancora continua e che adesso, cioè è nato nel 2018,
Questo era il titolo appunto del primo progetto che è stato finanziato dalla cooperazione statunitense, USAID, che ci hanno sostenuto molto con questo progetto in questa zona del Kerak, che è la zona, una delle regioni più povere della Giordania, e in particolare il progetto si svolge ad Ader, il villaggio di Ader. E adesso il progetto si chiama Formaggio, con la J finale, Formaggio, J-O, quindi da Formaggio a Giordania, una crasi tra le due parole, e va ancora avanti perché è un progetto che sta raggiungendo la sostenibilità, che è anche un po' una caratteristica delle nostre attività. Cioè cerchiamo sempre di, sempre quando è possibile, di fare dei progetti, mettere in moto dei progetti che poi riescano ad andare avanti da soli e che le persone a cui diamo una mano, che partecipano con noi nell'esecuzione dei progetti, riescano poi ad avere una loro autonomia, non solo economica, ma insomma anche una maggiore integrazione sociale e un maggior, come si chiama con una parola inglese, empowerment, no? Quindi un rafforzamento anche della propria consapevolezza e dei propri diritti. E il Fiore del Deserto quindi nasce per sostenere un gruppo di donne giordane appartenenti a categorie svantaggiate di questa zona già di per sé particolarmente povera, e mettendo su un caseificio. Quindi è vero che abbiamo mandato, è andato come consulente un pastore sardo ad insegnare a queste donne a fare il pecorino, la produzione. Abbiamo una produzione di pecorino e quindi anche conseguentemente di ricotta, e abbiamo anche cercato di mettere su una filiera autosostenibile, anche nel senso che un altro dei progetti, forse ne parliamo dopo, o comunque tu l'hai visto, Clara, è la pizzeria, ristorante Mar Youssef, quindi lì si può consumare il formaggio, il pecorino e la ricotta, che viene anche usata per fare i ravioli che poi si consumano nel ristorante. E da poco, allora direi nel 2022 abbiamo fatto un passo avanti ulteriore in questo progetto. Abbiamo lanciato una campagna di autofinanziamento che si chiamava Adotta una pecora, e con il ricavato abbiamo comprato delle pecore per avere il nostro gregge per la produzione di latte, che poi va a alimentare il caseificio e la produzione e vendita di formaggi. Quindi insomma, abbiamo completato questo ciclo e abbiamo anche un gregge di Habibi. Beh, questa cosa che dici è molto bella, molto utile anche secondo me, perché non vi ponete solo nell'atteggiamento come un progetto di appoggio, ma proprio anche come un progetto che poi dà tutti i mezzi alle persone sul posto, dalla A alla Z, in questo caso proprio dall'animale alla produzione finale, di lavorare in autonomia. E penso che questo possa essere anche significativo nell'incrementare poi la partecipazione e la risposta delle persone. Per esempio queste signore che hanno partecipato a questi programmi di sviluppo, come hanno risposto? C'è stata una partecipazione entusiasta? Hanno sì. imparato questo mestiere con gioia? Sì, sono molto contente, perché comunque devo dire che la loro vita è abbastanza cambiata da quando lavorano in questo caseificio. E adesso sono rimaste 6 donne. Abbiamo avuto via via anche delle persone che poi hanno smesso, che hanno fatto altro, o che per motivi familiari, insomma, hanno smesso, sono subentrate delle altre persone. Adesso sono 6 più una ragazza, è una giovane ragazza che fa la supervisione della produzione, e 2 pastori che si occupano appunto del gregge. Quindi ti dico così un'altra caratteristica di Habibi, che in questi anni non abbiamo puntato ai grandi numeri, abbiamo puntato a fare
delle cose che fossero sostenibili, fatte bene e magari andando anche un po' più piano, però cercando, ecco, di fare delle cose che reggessero in piedi, anche una volta che noi poi ci sfiliamo e che rimane l'attività in mano alle persone. E quindi, Più ecco, qualità, diciamo che sì, quantità. ecco, questa è l'intenzione, ecco, poi ogni tanto magari speriamo di riuscirci. Ok, perfetto. Visto che parliamo di donne, mi aggancio a un'altra domanda, allora, perché un progetto che fa sposare molto bene la tematica delle donne, del lavoro al femminile e anche quello dell'integrazione tra le culture italiana e giordana, che è un po' il filo che vorrei legasse queste interviste che sto facendo, come si intersecano tra di loro queste due culture, cosa c'è di diverso, cosa c'è di simile, è il progetto della, sicuramente utilizzerò una pronuncia sbagliata, Rafa Edin School for Women. No, va benissimo, Ok. Rafedin, ok, Rafedin, sì, allora, sì, Rafedin è un altro progetto di Habibi che nasce nel 2016, quindi vedi anche questo sta andando avanti da molti anni, e Rafedin vuol dire tra i due fiumi in siro-aramaico, e si tratterebbe della Mesopotamia, cioè della terra tra il Tigri e l'Eufrate. Perché questo nome? Perché le beneficiarie di questo progetto sono ragazze irachene che sono fuggite dall'Iraq in seguito alle persecuzioni dell'ISIS e hanno trovato rifugio e accoglienza in Giordania. Penso che sia il secondo paese per il rapporto tra i profughi ospitati e la popolazione dopo il Libano, quindi, quindi ha questa politica di apertura e di accoglienza. Tuttavia, con gli iracheni c'è una politica particolare per cui gli iracheni non, diciamo, non ottengono un visto per stare in Giordania, ma sono richiedenti asilo per andare in altri paesi, quindi loro richiedono asilo mentre si trovano in Giordania per andare normalmente o in Canada o in Australia, dove ci sono delle comunità irachene che via via si sono formate, no, a partire dalla seconda guerra del Golfo con tutte le varie ondate di emigrazione. Quindi, non potendo avere il visto, non potendo soggiornare, ma essendo soltanto in attesa di un visto per partire, non possono né lavorare né andare a scuola, né hanno diritto ai servizi di sanità, insomma, tutti i servizi normali che hanno invece altre categorie di rifugiati. Quindi noi abbiamo cominciato, da quando siamo arrivati in Giordania, a lavorare prevalentemente con gli iracheni. Proprio perché, diciamo, all'interno di questa categoria di rifugiati, quindi già persone di per sé in situazione di vulnerabilità, loro lo sono in maniera particolare. E quindi, diciamo, abbiamo un po' affrontato il problema dal punto di vista di un sostegno anche alla scolarità dei bambini. Ci sono delle scuole informali dove questi bambini possono andare perché altrimenti non hanno accesso alle scuole pubbliche. Poi hanno il sistema di sostegno dal punto di vista sanitario che è offerto dalle grandi agenzie internazionali delle Nazioni Unite, ma anche dalla Caritas che fa tantissimo in Giordania. E noi ci siamo un po' specializzati sull'offerta di formazione professionale, con un incentivo, diciamo un rimborso spese, non possono lavorare ufficialmente, quindi non possono ricevere un salario, ma possono ricevere un rimborso spese per il trasporto, ecco, per spostarsi e andare ad effettuare questa formazione professionale. A Rafedin, ora mi ricollego, scusa l'ampio giro, a Rafedin facciamo la formazione professionale sartoriale, cioè taglio e cucito e lavorazione del cuoio. E anche qua con una sarta italiana che appunto nel 2016 è andata ad aiutare Don Mario a fare il primo corso di formazione per le ragazze irachene, e da allora ci sono stati vari formatori, vari volontari che sono andati, è andata
una stilista di borse ad insegnare alle ragazze a fare le borse con i tessuti e i serpi di cuoio, insomma, vari professionalità che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro conoscenze per insegnare alle ragazze. Devo dire che abbiamo una bella sartoria dove produciamo appunto capi di abbigliamento soprattutto per donna, ma anche per bambini, qualcosa anche per uomo, e poi borse, portafogli ed anche per la casa, diciamo biancheria per la casa, tovaglie, tovaglioli, ecco, soprattutto e asciugamani, questo. E, con che stile li producete? Più sul Giordano, sull'italiano, con missione? È un incrocio, è carino perché è un incrocio, usiamo tessuti o tessuti italiani oppure dei tessuti che abbiamo diciamo ideato noi, che sono dei tessuti con stampate delle immagini relative alla Giordania, quindi c'è ad esempio Petra oppure ci sono le case di Amman o i mosaici che si trovano nella parrocchia Madiusef, dove c'è anche la sede. Sì, bellissimi, me li ricordo. Sì, e dove c'è anche Rafedin, dove c'è anche la pizzeria Madiusef. Quindi è un po' una commistione, ci sono degli elementi arabi, quindi si utilizza anche molto il tessuto della kefia, però magari soltanto in alcuni dettagli, alcuni particolari, ecco, vedrai. Sicuramente il risultato sarà eccellente, molto particolare, fatto anche qui con amore e con tanto impegno da queste persone, che mi sembra di capire anche in questo progetto in generale. Poi nell'associazione voi vi proponiate non tanto come associazione che risponde ai bisogni primari comunque di queste persone che arrivano in Giordania, quanto come associazione che gli vuole dare i mezzi per proseguire con dignità e autonomia quando si sono stabilizzati un minimo di più all'interno del paese, è corretto? Sì, corretto, e non solo, ma anche per quando partono, perché poi anche a Rafedin abbiamo avuto un turnover di ragazze, perché poi molte sono partite, quindi abbiamo potuto far entrare delle nuove ragazze, e quelle che sono partite comunque con un lavoro, sapendo svolgere un lavoro con una professione, anche con un certificato che attesta le loro competenze, e molte poi siamo rimaste in contatto, hanno trovato lavoro o in Canada o in Australia proprio in questo settore, nel settore della sartoria. Concludo con un'ultima domanda che ho fatto anche alla società Dante Alighieri, e ti chiedo: quali sono secondo te le sfide che la Giordania dovrà affrontare nel futuro? Quali sono i principali punti aperti? Allora, questa non è una domanda semplice, però allora posso, innanzitutto ti dico che io ti posso dare il punto di vista della, diciamo, dello spaccato che ha a che fare con l'immigrazione, no? Mentre magari la Dante Alighieri ti ha dato un punto di vista che ha a che fare più col nostro mondo degli espatriati italiani in Giordania. Esatto, due facce diverse, molto diverse. Sì, esatto, sono due ospiti, categorie di ospiti differenti della Giordania. E dal punto di vista dell'immigrazione, uno dei problemi che noi riscontriamo quotidianamente, non soltanto con i rifugiati iracheni, ma anche siriani, insomma altre nazionalità che hanno trovato ospitalità in Giordania, è quello della pressione sui servizi sociali giordani, cioè la popolazione della Giordania con questa politica di accoglienza è cresciuta moltissimo e i servizi faticano a dare delle risposte non soltanto agli immigrati ma anche alla popolazione giordana, e quindi diciamo che si è sommato questo aumento della popolazione così improvviso a dei bisogni di servizi che non ce la fanno. Per cui secondo noi una sfida che il governo giordano dovrà affrontare è proprio quello di poter dare delle risposte in termini di servizi educativi, sanitari, ma anche di svago, di tempo libero, insomma, al di là anche delle esigenze primarie, anche ai loro stessi cittadini. Diciamo, non correre il rischio di essere un po'
overwhelmed da quello che sta succedendo, tralasciando poi le persone che sono nate o che sono residenti da generazioni in Giordania. Sì, esatto. E credi che nel futuro ci potrebbe essere un limite a questa politica di accoglienza attuata dal paese? Pensi che potrebbero mettere dei confini? Guarda, si spera che non ci siano più occasioni, tante occasioni di avere dei rifugiati, dei profughi che vagano per il Medio Oriente, perché è già una terra che è stata veramente martoriata. Quindi speriamo che non ci sia più bisogno di questo, di dover dare ospitalità. Sicuramente la Giordania ha già fatto tantissimo. Io non, insomma, non ho forse neanche le competenze per indagare le ragioni, penso magari anche in nome di queste dottrine del panarabismo, quindi di accogliere insomma, i fratelli arabi. Però è chiaro che è anche un paese piccolo e non lo so, non lo so. Speriamo che non ce ne sia più bisogno, Clara. Certo. Allora, Anna, io ti ringrazio moltissimo per il tempo e per averci permesso comunque di vedere più da vicino questo spaccato del mondo di cui ti occupi e di cui si occupano tutti i tuoi colleghi dall'Italia o direttamente dalla Giordania. Io spero che chi ascolterà questa intervista avrà modo di farsi un'idea un po' più completa sul paese, visto da due punti di vista completamente diversi, però che comunque fanno parte della stessa medaglia. Quindi ti ringrazio ancora. Grazie a te Clara, grazie per il tuo interesse verso le nostre attività e verso la Giordania. Ti Grazie. aspettiamo ad Amman. Mentre rientro in Italia ripercorro quello che ho visto e soprattutto quello che mi hanno permesso di imparare le persone con le quali mi sono rapportata. Penso alla Giordania così, un posto forse più facile rispetto ai suoi scomodi vicini, ma in cui il confine tra la dolcezza, quella dolcezza quasi esagerata che si trova nei suoi dolci al miele e l'asprezza, come quella del suo territorio, è comunque presente ed è in realtà molto più ricco di complessità e contraddizioni di quanto non sembri.